Ciao a tutti, io sono Antonia e queste Declinazioni Mediterranee, il canale di tradizione, cucina e cultura mediterranea. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Iscriversi è semplice e non costa nulla. Basta cliccare su iscriviti qui a destra del video. Cliccate anche sulla campanella, così riceverete una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Resterete sempre aggiornati. Mi potete seguire anche su Instagram e su Facebook alla pagina Declinazioni Mediterranee e tutti i miei contatti li trovate qui sotto in info box. 1 2, 3, bianco e nero, perché il bianco e nero mi ha sempre ricordato la fotografia elegante, impegnata ed anche il cinema. Il borgo dove siamo diretti oggi ha affascinato moltissimi registi, uno su tutti, che lì ha girato il film che gli ha consentito di vincere il premio più ambito, l'Oscar. Il regista è Giuseppe Tornatore, il film Nuovo Cinema Paradiso e il borgo è Palazzo Adriano. Un borgo sospeso tra i Monti Sicani e i Balcani, e se mi seguirete scoprirete il perché. Le persiane si aprono su Viale Vittorio Veneto. L'aria è mite oggi e la pioggia della notte appena trascorsa è solo un ricordo che evapora dall'asfalto. Piazza Umberto I a braccia spalancate e occhi d'acqua e cristalline, tra le più pure di tutta la Sicilia. Qui non c'è fontana alla quale non potrete dissetarvi. La fontana di forma ottagonale, costruita nel 1608 dai chiusesi Niccolò Gagliano e Vito Termini, con i suoi zampilli, i gorgogli e il riverbero della sua acqua, dà voce alla piazza ancora vuota. Anche se già qualcuno inizia a sgranchirsi al sole. Dalla meridiana incastonata nelle mura della chiesa di Maria Santissima Assunta, di rito greco-bizantino, Dante mi ricorda che il tempo è prezioso e non va sprecato. E quindi attraverso la piazza a grandi passi per raggiungere un cicerone d'eccezione. Toto Spata, l'assessore al turismo e alla cultura di Palazzo, che ricorderà per noi alcuni aneddoti sulla genesi di Nuovo Cinema Paradiso. L'altro racconto simpatico è la scelta di Totò, il bambino, in Nuovo Cinema Paradiso. Tornatore era in giro per le scuole della zona con insomma, alcuni aiutanti della sua cast artistico e tecnico, e andando in giro per le scuole cercava questo bambino che somigliasse, insomma, poi da grande a Totò, interpretato da Marco Leonardi. E arrivò in una classe la maestra, dopo aver visto i bambini, la maestra gli disse: maestro, c'è un altro bambino che è andato in bagno a nascondersi perché pensava che voi eravate quelli che facevano i vaccini. Perché allora all'epoca si usava che a volte si andava a scuola a fare i vaccini ai bambini. E quindi chiamando Totò, la maestra: Totò, vieni che ti vogliono vedere. Totò aprì la porta e disse: Kumi Sukis, cioè nel senso, chi sono questi? Quella sua spontaneità, quella sua espressione, il fatto di innamorare Tornatore, scelse quel Totò per Nuovo Cinema Paradiso. Lascio la dimensione onirica del cinema e rivolgo il mio sguardo nuovamente alla piazza. La chiesa di Santa Maria del Lume, di rito latino, è proprio di fronte alla sua antagonista Maria Santissima Assunta. Risalgo la torre campanaria e una volta giunta in cima, la bocca smette di parlare, mentre gli occhi si fanno grandi di meraviglia. Thank you.
Palazzo Adriano è formato da tre cittadelle che furono costruite da milizie albanesi, Yarberesh, scampate all'invasione turca dei Balcani avvenuta nel XV secolo. Essi si insediarono in quella che era un'area disabitata da molto tempo e la resero nuovamente prospera e vitale. Ad ogni cittadella si accedeva attraverso un doppio arco, come questo, un tempo chiuso da imponenti portoni. Avevano una funzione protettiva. Gli albanesi temevano infatti che i turchi potessero raggiungerli fin lì. Davanti alla chiesa di San Nicola, patrono di Palazzo, trovo ad attendermi alcuni dei discendenti di quelle antiche milizie. Allora, ci troviamo al Museo della Real Casina insieme a Giusy Di Giovanni, che è l'assessore alla cultura a Brescia, che adesso ci parlerà dei bellissimi costumi che vedete qui indossati da Marianna e da Francesca. Prego. Salve, grazie intanto di avervi qui a Palazzo Adriano per potervi mostrare le nostre bellezze. Come vedete sono degli abiti tradizionali di Palazzo Adriano che noi custodiamo gelosamente. Questo per esempio è un abito che indossava la sposa il giorno delle nozze, è appunto di colore bianco ricamato con fili dorati. Ogni vestito, come puoi vedere, è formato da la gonna, un corpetto, la chiesa, che sarebbe il copricapo. E questo invece è la differenza, per esempio, con l'altro abito. Questo è interamente ricamato in oro, è formato sempre da questa gonna molto ampia, con dei motivi appunto floreali tutti ricamati in oro, dal corpetto, dalla chiesa, il copricapo che le donne appunto indossavano, e il cinturone. Io ti ringrazio. Grazie mille. Grazie, e noi continuiamo il nostro viaggio all'interno di Palazzo Adriano. Un altro giorno muore e la natura sovrana si prepara ad accogliere il silenzio del crepuscolo. Ma non potrei lasciare questo piccolo mondo antico senza prima aver ascoltato le voci soavi del coro di Palazzo Adriano. Ed ora l'abbraccio della piazza si chiude sulla notte color cobalto. E di ritorno da Palazzo Adriano, momento coppola, momento perla di saggezza. La perla di saggezza di oggi è Chisto è santu consura, che tradotto sarebbe questo è un santo che non suda, in riferimento al fatto che molto spesso le statue dei santi sono in marmo e il marmo non trasuda. Questo detto è dedicato a quelle persone che davanti a una nostra richiesta, preghiera o supplica rimangono assolutamente impassibili. Ed io vi do appuntamento alla prossima perla di saggezza e al prossimo video. Ciao!